Ragazzi, siamo quasi giunti alla fine di questa avventura. Oh, vedete che si possono aprire le tende, in effetti. Salutiamo tutti, buon salve, buon salve. Tra l'altro, ragazzi, questa cap. Ah, che chiamata immondizia, vabbè. Sarebbe anche rivendibile per quello, però ha un prezzo talmente insulso. Oh no, no, I'm stuck! Allora, ragazzi, prima di ripartire, io farei un attimo di check. Allora, quanti soldi abbiamo, prima di tutto? Ok, 115. Se non ricordo male. Oh, ho tirato la levetta, non avevo tirato. Ok. Se non ricordo male, vedete, c'erano un po' di cose da aggiustare. Io ne approfitterei. Tanto mi indica tutte le gomme. Perfetto, ora siamo perfetti. Forse serve. Come fa a servire benzina? Scusate. È vuoto? Ragazzi, è vuoto. Avevo fatto benzina prima di parcheggiare. Oh no, si è buggato. Si è davvero buggato. Ragazzi, io non vorrei essere pessimista, però ho usato il kit e non mi ha cambiato la durata. E si sta buggando veramente tutto, ragazzi, perché non mi sta usando i kit. Il kit di riparazione ho dovuto usare due volte perché non andava, non mi sta mettendo, cioè, scompare la benzina. E ogni volta mi sposta le chiavi, tra l'altro, non si sa perché. Ho preso, ragazzi, un altro kit. Ora vediamo. Ma io non devo scegliere. Ah, il percorso sulla mappa. Ok, si è svegliato adesso lo zio. Allora, Jugoslavia, Jugoslavia. Allora, il 2 ragazzi è più conveniente, vai. Non c'è niente da dire. Avremo tra l'altro, questo è il mio percorso preferito, perché c'è una parte su lungo la costa. Quindi dovrebbe essere sulla carta molto bello. Belle ste panchine, utili devo dire. Però ragazzi, io non capirò mai perché non fanno la perquisizione. Cioè, nella mia prima run l'hanno sempre fatta. Vabbè, dai, ci va anche bene in realtà. Tanto ragazzi, io questi gameplay li sto tenendo molto chill, nel senso che lascio il mio commentary, ogni tanto qualche robina che faccio, anche se non la commento. Niente musica di sottofondo, tranne come adesso che mi sono acceso la radio. Ditemi se magari preferireste, non so, un po' di musichetta in sottofondo, qualche differenza. Ecco, forse adesso. Adesso spegniamo un attimo la radio. Adesso dovrebbe esserci la parte che piace a me. Eh sì, guardate ragazzi, la parte sulla costa, bellissima, fantastica. Meravigliosa. Allora, qui ragazzi si può svoltare. È strana questa cosa che ci lasciano una scelta. Voglio provare ad andare di sopra, anche se facciamo un po' fatica. No, ragazzi, c'era un pacchetto. Devo andarlo a prendere. Allora, questo lo potremmo aprire già subito, perché ha soltanto lo scotch a chiuderlo. Tuttavia, non mi fido, perché se ci sono tanti oggetti, io poi non posso tenerli tutti in mano. Mentre guido, non posso neanche stivarli, perché non abbiamo davvero spazio. Quindi, well, ormai l'avete imparato, no? Il trick. No, ragazzi, c'è un altro. Ecco perché c'era la salita. Immaginavo, c'è il benzinaios. Non fatevi domande. Sono costretto, lo giuro. Ok ragazzi, ora possiamo prendere entrambi i pacchetti. Tra l'altro sono entrambi subito apribili, quindi ne apriamo uno e ne apriamo anche la. Ah, devo tenere premuto? Ah, dimenticavo. Filo. Quintali di tabacco. Salve, buon salve, le devo vendere tutta sta roba. Allora. Allora. Ci dobbiamo calmare. Allora, adesso, visto che possiamo permettercelo, ripariamo tutto quanto e. Allora, intanto la puliamo. Ole ragazzi, intanto questa l'abbiamo tirata lucido. Poi risolviamo qualsiasi problema al motore e cambiamo tutte le gomme. Le cambiamo tutte e direi quelli stradali. Purtroppo ce ne sono solo tre, tra l'altro mi costano 60, quindi tanto ragazzi, veramente veramente tanto. Ma io, cioè, te li passo così? 65, vabbè. Ma quello? Se non me lo dai. Ragazzi, non me li dà. Se l'ho tenuto. Oh, se li ha tenuti tutti. Mi ha scammato. Mi ha scammato. Due cose mi ha scammato. Allora, ragazzi, facciamo così. Quindi, piccolo promemoria, non comprate mai le gomme. Perfetto. Facciamo un po' di lavori qua di manutenzione. Quindi questo. Ma vedete, non me li usa. Cioè, io non so cosa dire. Ne prenderei almeno un altro di questi. Questa volta non mi hai scammato, eh. Non ti arriva il crick in testa se mi scammi, quindi. Con la macchina tirata lucido così. Più ricchi di prima si parte.
Ragazzi, ho appena sbattuto su un muro invisibile e mi ha distrutto la macchina. Cioè, questo episodio è la rovina, mio Dio, è veramente un unico enorme bug. Oh mio Dio, è scoppiata una gomma, aiuto! Ah, però questa è la città. Oddio, il motel è sopra o sotto adesso? Io vado di sotto, penso. Oh mio Dio! Partita una gomma completamente. Wow. Oh no, ragazzi. La macchina è sbandata e si è incastrata. Siamo dentro un paletto. Dietro questi edili c'è un paletto incastrato. La macchina si è bloccata per sempre. Ah, oh, no, intanto adesso io scendo e ti arriva una pedata. Non posso. No. Oh no, abbiamo inglobato un paletto, ragazzi. No. Allora, ragazzi, c'è un'ultima speranza. Se il crick va, riesco a sollevare, cambiare questa ruota. Ok, funziona. Sostituirlo. E se mi lascia prendere le pedate. No, non posso prendere la pedata mentre è sul crick. Oh, what? Mi ha tipo sconquassato la visuale. Oh! Ho ripreso! Oh, non so come ho fatto! Sono il migliore, sono il migliore, sono il migliore. Sei stupido? What the fuck? Cos'è successo? Ragazzi, non so perché il nonno continua a tirare il freno a mano mentre guido. Ci siamo rincassati perché questo deficiente ha tirato il freno a mano e ha buggato la macchina. E voi direte, si è tirato da solo? No, l'ha tirato lui, perché? Perché è l'unico comando che lui è in grado di usare. E quando siamo in pendenza. Infatti, ora che ci penso è strano che non l'abbia fatto lo scorso episodio. Fatto sta che l'ho anche detto in un dialogo di prima. Se siamo in pendenza e la macchina non va su, lui lo tira in automatico. Ma stiamo andando tranquillamente, che cosa lo tiri a fare? Dai, oh, concludiamo questo episodio che è stato un parto, via. 30, c'ho sempre più cari, sempre più cari. Non mi interessa niente. Toh, tieni. Toh, via questo. Anzi, no, questo ce lo teniamo. Perché magari gli altri ospiti potrebbero darci dei soldi, no? Prima, è questo qui. Toh, adesso abbiamo scoperto che lo zio vuole anche che gli apri la porta. Gli fai i convenevoli. Entri pure, mio caro. Rimani lì. Per sempre. La lettera, ragazzi, è stata veramente semplice. Come al solito, devo fare ESC per toglierla. Perché il comando base non funziona per qualche motivo. È veramente semplice, semplicemente noi, come già detto, siamo stati salvati dallo zio che è scappato dall'ovest e c'erano scritte le istruzioni da seguire per effettivamente farci scappare dalla Germania. Tuttavia, a parte che sono scappato io, quindi dettagli, erano censurate tutte, quindi non sapremo mai effettivamente cosa hanno seguito. Erano abbastanza pigri nel fare la lore di questo gioco.